Allora, l'Agenda 2030 è sostanzialmente un piano programmatico che viene fissato punto per punto non da stati sovrani nazionali, non da parlamenti e men che meno da popoli riuniti in consessi. L'Agenda 2030 è una specie di decalogo, la cui attuazione è prevista secondo la scadenza per il 2030 e viene decisa dagli oligarchi del capitale, dai tecnocrati senza frontiere del capitale, i quali si radunano in periodici consessi a Davos o in altri luoghi e sostanzialmente strutturano il loro tableau de bord. Decidono cosa convenga al loro interesse, concertano i loro interessi di classe. Ecco, un tavolo delle trattative in cui le classi dominanti provano a stabilire una tavola di obiettivi da raggiungere e i tempi da darsi, perché anche nelle classi dominanti non c'è una sorta di concordia necessaria, ci sono visioni diverse, prospettive, ci sono conflitti e strategie anche nelle classi dominanti e questi consessi servono a fissare dei punti condivisi per lo sviluppo e per il progresso, ça va sans dire, delle classi dominanti e dei loro interessi, e di fatto vengono poi questi punti. Nel caso specifico, l'Agenda 2030 viene poi imposta ai governi che vanno a firmarla, a celebrarla e si fanno carico di attuarla. E questo oltretutto è il meccanismo perfetto di come funziona quella che Angela Merkel, una volta si lasciò scappare in una definizione, la marktkonforme demokratie, la democrazia conforme al mercato. Attenzione, non il mercato conforme alla democrazia, ma la democrazia conforme al mercato, che funziona grosso modo così, per darne un'immagine icastica. Abbiamo in alto la plutocrazia neoliberale, che decide sovranamente secondo i propri interessi. Poi abbiamo i politici che sono in qualche modo, come diceva qualcuno, i camerieri dei banchieri, in questo caso i camerieri dei plutocrati, e si differenziano a seconda del colore della livrea. Ci sono i politici con la livrea bluette di destra, i politici con la livrea fucsia di sinistra, che contendono fra loro non perché hanno visioni diverse del mondo, ma per andare a prendere gli ordini dal padrone, cioè per avere loro il ruolo e l'incarico. E quindi fanno a gara chi è più atlantista, chi è più per i mercati, chi è più neoliberale. I politici poi non potranno mai deviare dai percorsi dell'agenda e della voluntas del capitale perché sono perennemente ricattati in forma giornalistica o in forma giudiziaria, qualora osassero allontanarsi e discostarsi dai perimetri. E poi, gradino ancora più in basso, c'è il popolo, i popoli superflui, come vengono considerati ormai i popoli, che è una sorta di parco umano che deve votare perché c'è la democrazia e quindi deve scegliere se votare il cameriere bluette o il cameriere fucsia nella finta alternativa, che in realtà è solo l'alternanza, perché che vinca l'uno o che vinca l'altro, vince chi è stato scelto dall'elite al piano alto come proprio rappresentante. Quindi quella che chiamiamo democrazia in realtà è una oligarchia plebiscitaria finanziaria in cui l'unico elemento di finta democrazia è il momento in cui si sceglie chi votare, pluralismo in realtà inesistente perché i plurali sono due facce della medesima medaglia e quindi in realtà c'è una sorta di omogeneità bipolare per cui destra e sinistra sono in realtà le due ali dell'aquila neoliberale, sono le due parti del partito unico neoliberale che poi attuerà l'Agenda 2030 nel caso specifico. L'Agenda 2030 prevede tutta una serie di punti, green economy, digitalizzazione e tanti altri, e ce n'è uno che a mio giudizio compendia molto bene il tutto e che è stato anche oggetto di un manifesto che molto ha circolato, che ha una potenza iconica notevole. In quel manifesto vedete un ragazzo con lo sguardo inebetito che dice: 2030, non posseggo più nulla e sono felice. Ecco, è l'immagine perfetta del resiliente, come si diceva. Il resiliente è lo schiavo che
anziché rovesciare per via rivoluzionaria il mondo che lo pone nella condizione di portargli via tutto, piccola notizia, le proprietà non sono state portate via agli europei dai bolscevichi, ma le portano via le banche capitalistiche, curioso imprevisto della storia. E il resiliente dice: sono felice però, perché di fronte a questo mondo che non permette alternative, there is no alternative, cambio me stesso e mi faccio tale da sopportare meglio il mondo e da essere felice. Questo è il piano perfetto. Green economy, le case che sono già sotto scacco, voi sapete che entro il 2033 è previsto l'obbligo dell'efficientamento energetico, splendida formula orwelliana che dice in sostanza che se non adatterete la vostra casa ai desiderata dell'Unione Europea, dell'agenda di Davos e quant'altro, che farete? Dovrete contrarre nuovi debiti e l'homo indebitatus è la figura paradigmatica dello spirito del capitalismo contemporaneo, oppure dovrete cedere la casa. E quindi sarete senza casa e torniamo all'antropologia dell'homo migrans, che non ha casa ed è sempre in movimento. Quindi, in sostanza, l'Agenda 2030 cos'è? È il piano di sviluppo delle classi dominanti a beneficio delle classi dominanti, di cui la politica, senza alcun mandato democratico, si è fatta carico. Come dire, hanno preso gli ordini non da chi sta in basso, dal popolo, che dovrebbe essere sovrano teoricamente, hanno preso gli ordini da chi sta in alto e che è nato per comandare. Chi sta in alto non ci mette la faccia. Noi ci illudiamo che dipenda dai politici più o meno bravi. Alcuni di noi restano delusi quando dicono: ma io ho votato quel politico perché prometteva di fare cose diverse, adesso che è al governo fa le stesse cose degli altri. Certo, perché il sistema è esattamente quello dei due vasi comunicanti, perde un po' l'uno, perde un po' l'altro, ma poi il programma è sempre il medesimo. E l'Agenda 2030 è uno di questi punti saldi del nuovo programma. Cosa può fare la filosofia? Mi è stato chiesto. Ma la filosofia anzitutto può denunciare il male. Per guarire, il primo compito è capire che si è malati, capire qual è la malattia e poi da lì modulare forme di reazione necessaria. A mio giudizio, la terapia fondamentale sta nel comprendere il male anzitutto, si chiama neoliberismo, si chiama capitalismo assoluto totalitario, e modulare forme di riconquista della sovranità popolare, cioè della sovranità del basso che decide per il basso. Quindi bisogna anzitutto cambiare anche il registro narrativo, perché la prima forma di dominio che subiamo è il dominio mentale. Il dominio culturale. Lo schiavo ideale è quello che porta volentieri le catene, anzi non sa neanche di averle, pensa che siano forme di libertà sua dente. E quindi bisogna anzitutto costruire una narrazione differente, parlare e pensare altrimenti. Loro lo chiamano libero mercato, noi dobbiamo chiamarlo libero cannibalismo. Loro la chiamano globalizzazione. Noi dobbiamo chiamarla glebalizzazione, cioè produzione di nuovi servi della gleba grazie alla competitività globale. La chiamano privatizzazione, noi dobbiamo chiamarla vorace opera di sottrazione dei beni comuni e così via. Cioè, pensare altrimenti, parlando altrimenti. Questo è importante per pensare la realtà dal basso e per il basso.